L'accordo sulla rappresentanza è certamente un accordo importante, in primo luogo per quello che evita. Evita un intervento che sarebbe stato in questa fase devastante del legislatore e del Parlamento sulle materie sindacali, che è bene che rimangano nell'autonomia delle parti sociali, è bene quindi che rimangano ai soggetti che conoscono il lavoro e che con i problemi, diciamo, della rappresentanza, della contrattazione ci fanno i conti tutti i giorni. La seconda cosa che può impedire, che può evitare, è appunto una fase di divisione sindacale. Le divisioni sindacali hanno anche determinato una instabilità, diciamo, nei rapporti con l'impresa, che certamente in una fase di crisi non ha aiutato i lavoratori, non ha aiutato il sindacato. Cosa importante, più importante che propone intanto, è un accordo unitario che appunto testimonia di una ritrovata sintonia tra le confederazioni, e questo ovviamente è molto importante. Produce davvero un salto culturale nelle relazioni tra sindacato e impresa, perché appunto affronta il tema di una contrattazione tra parti che deve appunto essere una contrattazione che deve avere valore ed efficacia poi nella realtà dell'azienda, e quindi di fatto valorizza la contrattazione. Ciascun sindacato sarà misurato per la reale rappresentanza che ha, e appunto dà una condizione di certezza e di esigibilità alla contrattazione, perché afferma, diciamo, l'idea che è banale, ma che nel nostro ordinamento sindacale non era così scontata, che le maggioranze prendano decisioni e che queste maggioranze ovviamente debbono valere per tutti. Garantisce un ruolo importante alle rappresentanze aziendali e anche ai lavoratori nelle decisioni contrattuali, quindi mi sembra che sia una struttura, diciamo, di regole che fa fare un salto in avanti e di maturazione alle relazioni sindacali, di responsabilizzazione dei soggetti sindacali, di una contrattazione che non sia soltanto rivendicativa, ma anche una capacità di una contrattazione che deve essere utile per far funzionare bene le aziende, per difendere le industrie, per difendere il lavoro e per difendere il tessuto produttivo del nostro paese. E in questo c'è il salto culturale, quindi noi non ci preoccupiamo soltanto più di come ridistribuire la ricchezza, ma il sindacato si preoccupa anche di come si crea la ricchezza da ridistribuire. Questo è quello che c'è da fare, e per fare questo dobbiamo davvero farlo insieme. L'impegno vero appunto è partire dalle nuove regole come un primo punto di approdo per rilanciare una nuova sfida del sindacalismo confederale e nel dimostrare la sua capacità di essere non solo utile e necessario al paese come un soggetto di democrazia e portatore di solidarietà, diciamo, e di una rappresentanza reale, ma anche, diciamo, il tema di costruire relazioni sindacali ancora più avanzate, che coinvolgano maggiormente il protagonismo dei lavoratori e che sappiano appunto mettere al centro il valore dell'impresa e il valore del lavoro come un bene comune da preservare.